De Marchi, allora commentiamo questa vittoria perché in settimana avevamo detto che l'Imolese era una squadra dura, era una squadra complicata. L'avete affrontata bene, soprattutto nel secondo tempo. Sì, dai, sono d'accordo. Rimarco comunque un'ottima squadra avversaria. Hanno provato a giocare sempre. Il primo tempo ci hanno messo un po' in difficoltà, poi il secondo abbiamo dominato. Dopo il gol di Ferrari si sono aperti spazi e sono scontento personalmente. Ho avuto due volte la palla per portare sul 2-0 ed è importantissimo. Non è accaduto. Sono poi felicissimo per questa vittoria, questa terza vittoria consecutiva. Cerchiamo di chiudere bene mercoledì con Ancona. Era stato bravo il portiere. Beh, è stato bravo il portiere, se direi l'ultima azione. Diciamo di sì, dai. Non sei No, 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 non so. sbagliato tu. Penso proprio di sì, sai, sono arrivato, insomma, entrare così poi da zero, il campo pesante, insomma, non voglio trovare giustificazioni, ma. Stavolta sei contento del gol di Ferrari, perché qualche anno fa il gol di Ferrari qui non ti andò tanto a genio. Sì, questa volta sì, questa volta sì. Sì, sicuramente. Ne avete parlato con Ferrari prima? No, vabbè, non era uscito questo discorso, però sono passati 3 anni, però insomma quell'annata la ricordo poi piacevolmente perché alla fine penso che abbiamo chiuso un campionato positivissimo al di là del risultato finale. Sta tornando il De Marchi di inizio anno? Ci proviamo, sto provando in tutti i modi, anche oggi insomma il periodo continua insomma, a essere un po' anche sfortunato, ti ripeto, due volte la palla per il 2-0 e non l'ho sfruttata e questo mi dispiace tanto per il gruppo perché sai com'è, oggi vinci e se ti capita che prendi il gol, capito? Quindi insomma sono un po' dispiaciuto per questo, ma contento poi per tutta la squadra di come stiamo uscendo da questa. In questo momento stiamo andando molto bene, Noi insomma. anticipiamo una trasmissione che andrà in onda martedì a Cenacon, dove hai svelato perché De Marchi ha calato un po', lo vogliamo dire in diretta. No, ma era. Lo dobbiamo No, dire. no, Ma tanto era andrà una in onda battuta. martedì, No, ma andrà ogni in onda. volta adesso ci sono. Massimo, sai perché De Marchi è sceso un po' di condizione? Però Perché si è lasciato con la vedi fidanzata. che confidarsi con i giornalisti No, ma dopo ti pugnalano l'hai detto dietro le davanti l'hai detto spalle, davanti alla telecamera, l'hai detto. Sì, dai, era una battuta, Era dai, una era una battuta. battuta. Mi dici che effetto ti fa rivedere questo stadio che ti ha lanciato? Guarda, veramente bello, bello, bello. Anche i tifosi oggi mi hanno ringraziato, si sono fatti sentire. Io apprezzo tantissimo e ho un bellissimo ricordo e dirò sempre di questa piazza, di questo stadio, di questo contesto, insomma, tutto. Anche se la dirigenza non è più quella, mi dispiacere, però insomma è un bellissimo e piacevole ricordo per Una battuta, una sull'Ancona. me. Ancona, penso che l'affrontiamo nel miglior modo possibile e noi siamo carichi anche perché c'è una pausa e. Insomma, prima di quella bisogna assolutamente arrivare col coltello tra i denti per portare a casa il massimo e arrivare alla pausa nel migliore dei modi. Insomma, vogliamo andare lì e chiudere queste partite alla grande. Magari con un gol di De Marchi. Ce lo speriamo, me lo auguro.